Si è conclusa a Roma, con l'udienza del Santo Padre del 21 settembre, la tre giorni del convegno ecclesiale della diocesi di Sessa Aurunca. 23 pullman hanno portato in piazza San Pietro più di 1200 fedeli per compiere il pellegrinaggio giubilare. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Luca, da cui è tratto il motto di questo anno santo straordinario: misericordiosi come il Padre. Dopo la catechesi, il Pontefice ha incontrato il clero della diocesi di Sessa Aurunca, intrattenendosi per i saluti e le foto di rito. Al termine dell'udienza, i pellegrini della diocesi hanno attraversato la porta santa della Basilica di San Pietro, per poi partecipare alla Santa Messa, celebrata all'altare della cattedra e presieduta dal vescovo Orazio Francesco Piazza. Coraggio, fratelli, create il vostro cuore l'entusiasmo della fede, sentite fortemente nel vostro cuore il calore della carità, possa il vostro cuore camminare sul sentiero della speranza. Perché è da questa convinzione che noi riusciamo a creare condizioni diverse nel nostro territorio. E sapete bene, quel territorio che ci appartiene, così amato da noi, come sia attraversato da tante difficoltà e problemi, e ha bisogno di chi crede nella speranza che è Cristo Signore e può dare testimonianza certa di misericordia, di comprensione, di accoglienza, di bontà, di vivenza, di dialogo. Al termine della cerimonia, il vicario generale, Monsignor Francesco Alfieri, ha rivolto a nome di tutta la diocesi gli auguri al vescovo Piazza per il terzo anniversario dell'ordinazione episcopale, avvenuta il 21 settembre 2013. Noi siamo felici di dare gli auguri al vescovo, vogliamo pregare per lui perché portando avanti la sua opera di rinnovamento ecclesiale ci aiuti anche a portare anche nel cuore la bellezza e la ricchezza della grazia.